Ciao a tutti amici, eccomi qui di nuovo con un nuovo videoblog e in questo episodio parliamo dell'ego, ma parliamo anche del fatto che siamo canali, e cioè canali del divino. E quindi il messaggio di questo video è proprio collegato all'ego, cioè a trascendere il senso di importanza personale in tutto ciò che noi facciamo. E mettere tutto ciò che noi facciamo al servizio della vita del divino, ricordandoci semplicemente che tutto ciò che noi siamo è Dio attraverso di noi. Questo video poi si collega all'altro che devo pubblicare, che fa un discorso parallelo, insomma, c'è un parallelismo con questo discorso. Quindi, questo messaggio, che cosa voglio dire in questo video? Che troppo spesso quando noi facciamo qualcosa, quale che sia, a livello sia spirituale, ma anche a livello di meriti nella vita ordinaria, tendiamo ad attribuirci un senso di importanza per la nostra identità. Questo vale anche e soprattutto per gli spiritualisti. Definirsi grandi spirituali o definirsi star seed, walk-in, eccetera, operatori di luce, tutte verità comunque relative che dobbiamo prendere per come sono e mettere comunque lì, ma non dargli e non attribuirgli un grande senso di importanza, ricordandoci che tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi facciamo, in realtà siamo canali, canne vuote, canne di bambù, per il potere divino, per la forza divina, la coscienza divina. Quindi depersonificarci un attimino, ricordandoci sempre che noi siamo soltanto dei mezzi, degli strumenti, anche quando si fanno pratiche spirituali, quando si canalizza, quando si ricevono messaggi, quando si fanno le guarigioni, quando si opera con la guarigione, si lavora con la guarigione. In realtà non siamo noi, ma è il grande potere divino che agisce attraverso di noi, è l'universo che agisce attraverso di noi come canali, come mezzi. E questo esercizio ci è utile proprio per manifestare e per così portare alla luce il nostro vero sé, la nostra vera essenza, che è pura divinità, è puro divino, al di là dell'ego. In realtà è l'ego che ha bisogno delle gratificazioni, è l'ego che ha bisogno di definirsi: io sono questo, io sono quello, io faccio questo, io faccio quello, io ho questa capacità, ho quest'altra capacità. In realtà tutto ciò che noi facciamo è semplicemente qualcosa di divino che avviene attraverso di noi. Quindi imparare a attribuire tutto a Dio, tutto alla sua sorgente, alla sua magnificenza, è un buon modo per depersonificarci e quindi andare a armonizzare, equilibrare quell'ego che ha sempre bisogno di essere nutrito con titoli e con gratificazioni varie. Quindi ecco, questo è il messaggio di questo video, brevissimo video, è proprio questo: trascendere il senso di importanza personale in tutto ciò che noi facciamo, quando ci mettiamo al servizio degli altri, quando riceviamo un messaggio, quando si riceve una canalizzazione, quando si lavora con la guarigione, quando facciamo qualsiasi cosa, quando diamo un consiglio, quando adoperiamo la nostra saggezza spirituale per aiutare gli altri. In realtà non siamo noi, ma è soltanto il divino che opera attraverso di noi, è Dio la sorgente che lavora attraverso di noi. Io dico sempre, mi piace ripetere sempre, che non sono niente nessuno. E a volte viene capita questa cosa, a volte no. Qualcuno la capisce, qualcuno no. Ma nel dire non sono niente nessuno non c'è un annullamento di noi stessi, perché nell'equilibrio del divino, nell'amore, non c'è annullamento. Significa semplicemente attribuire tutta questa abbondanza, questa benedizione, questa grandezza soltanto al divino, a quello che è il nostro vero sé, che non è il nostro ego. E quindi non è il senso personale di identità che va nutrito, ma bisogna soltanto veicolare, proprio lasciar fluire, lasciare andare con grandissima armonia, con grandissima grazia. Ecco, questo è il messaggio di questo video. Spero che tutti noi possiamo veramente farne una pratica quotidiana, perché andare verso il nostro vero sé è andare verso Dio, verso l'unità con tutto ciò che è, con noi stessi, andare verso la comprensione. Alla fine tutta la verità, tutta la saggezza
la verità dell'uno arriva dalla stessa sorgente, dalla stessa fonte. Come ci si arriva poi è un sentiero individuale, però comunque si arriva, la destinazione è quella, il sé, la consapevolezza. Ecco, detto questo, io vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento al prossimo videoblog. Un bacio, ciao a tutti.